Qui siamo nel backstage, anzi nell'ufficio del GM, Carmine Crocs. E attenzione, c'è Page. Page, hi. Nice to see you. Mr. Crocs, I'm sorry for coming here with a bad mood to congratulate you, but I'll get right now to the point. You must call my brother's match off. David can't always get anything he wants. If you let it happen, David is going to get angry more and more. With all my respect, Paige, I am the general manager, and I lead this show. If David had accepted Goofo's words, I would have saved him. But he turned on his fans, and on his girlfriend Kimberly. I can't pretend. A quanto pare, Carmine Crocs sembra molto determinato. Non ha annullato il match, il nose guard tra Mr. Goofo e David Johnson, previsto appunto per questa domenica, come voleva Page. Singolarmente parlando, ovviamente, però fermi oggi lì alle spalle di Roxon non mi fa pensare cose buone. Sicuramente qui Roxon sfrutta tutta la sua cattiveria e sfrutta anche ogni momento, in quanto FMO è lì a pungere anche indirettamente l'irlandese. Attenzione però, qui Bredu Belli, Michael Thompson che è in grande condizione, ragazzi, davvero sembra l'uomo imbattibile, potente ma anche intelligente questo Michael Thompson, che da quando insomma è arrivato non, nessuno gli riesce a staccare il tiro internazionale, vero? Attenzione però qui Roxon sfrutta la sua maggiore cattiveria, altrimenti aver perso per cedimento è la cosa più imbarazzante che potessi capitare a Roxon dopo la grande disfatta che contro Venna. Però qui Thompson sembra averla meglio. Roxon sicuramente deve rifarsi un'altra vita, ma quando non c'è più Chris Anthony con lui. Chris Anthony che a quanto pare il suo contratto sta per scadere e non sembra propensa alla federazione a rinnovarlo. Comunque probabilmente non lo potremo vedere neanche al prossimo gioco. Intanto Roxon tenta una DDT, ma invece è molto bravo questa volta Thompson. Ricordiamo il nostro main event a 3 contro 3, vedrà Paul Jason MCW Slam, quindi Paul Jason insieme agli Awesome Ones contro il campione di coppia Clark e Joe Emmett insieme al loro fratello maggiore Mike Emmett. Sì, Mike Emmett e Paul Jason in quella di NSL tra 3 giorni si affronteranno in quella della Quit Match, un match davvero molto violento, il quale il perdente insomma si perde soltanto se si dice quinta. Io cedo, io mi arrendo.
Thompson intanto qui sta dominando su Roxxon, attenzione, è fondato slam in arrivo, che botta ragazzi, può chiudere una delle sue tecniche migliori. E qua penso che se FM1 interviene, 1, 2, e c'è il kick out, ma c'è anche l'intervento di FM1, potrebbe distrarre, attenzione, pro kick, fenomenale qui, fenomenale, ma FM1 distrae ancora l'arbitro e questo favorisce Roxxon, che lo allontana in qualche modo, ma Roxxon comunque è molto molto messo male, proprio il pro kick sul mezzo slam, tenta un contropiede l'afroamericano, niente da fare, dalle back drop, attenzione Roxxon, Thompson molto bravo qui, lo va a prendere e spinebuster slam dell'irlandese, mamma mia ragazzi che segnale di mosse potenti, c'è ancora FMO lì. Anche se Roxxon questo forse è un punteggio di 3, eh. E attenzione a quella stunner di Roxxon, non ci credo. Non ci voglio credere, Roxxon qui dentro il giro medio, però nello schiena. E qui commette un grave errore, infatti Thompson si rialza addirittura. Beh, non ha subito molto Thompson, a parte quella botta con tre gradoni. Però, insomma, a parte quella stunner. Tanti adesso di Billboard, mentre FMS stanno... Attenzione, stanno andando via, se non erro. FMS stanno andando via. Roxxon qui lo vuole far cedere, non ci credo. Non ci credo. E qui Thompson cede. Qui Thompson cede, non ci voglio credere. E invece no. I fan sono tutti con Thompson. I fan sono tutti con Michael Thompson. Attenzione qui. È riuscito, niente a fare. Thompson ha una gomitata dritta agli occhi. Poi la va a prendere. Ma Roxxon qua lo abbranca. E bello belli slam. Schiacciata quasi laterale la sua. 1, 2, soltanto 2. Attenzione qui. Stavolta è Thompson verrà meglio. Mamma mia ragazzi. Che botta. 1, 2. Ma non c'è il 3, ma veramente di pochissimo. Del drago sinistro. Lo va a prendere. Pampendo. Oh mio Dio. Pampendo al backbreaker addirittura. Questa è una manovra incredibile di Thompson, che penso possa chiudere il match adesso. 1, 2 e 3. Beh, Michael Thompson davvero imbattibile. Ancora una volta vince questo ragazzo. Che insomma, quando è arrivato la John Branson ci ha pescato giusto, insomma, l'ha visto. C'è sempre creduto e Stevendro non l'ha mai digerito. Fino ad arrivare a SummerSlam, quando praticamente io avrei mandato Thompson contro Stefendro e non proprio John Pranzo direttamente, vista la conduzione di Michael Thompson in questi ultimi, da quando è arrivato praticamente. Beh, FMO l'avrà visto dal backstage questa vittoria, questo trionfo. Torniamo tra pochissimo per il match che vedrà il campione WF Besa affrontare metà squadra della Kudos Army, ovvero Mr. Penicolso, perché Max Ugar questa sera non è all'arena. Del campione assoluto Vesa. Affrontare entrambi gli uomini di Max Luger.
Sammy e manca un terzo, ovvero il leader, Max Kudara. Ma ci sarà in quel diario a sella, proprio all'interno della cella infernale, contro l'attuale campione, Gresa. Siamo tutti pronti per questo handicap match che va a precedere i match in coppia. Mamma mia, però Nicholson è caduto molto in basso per essere addirittura l'uomo di uno come Max Kudara. Mr. P, insomma, è più giovane, me lo posso anche aspettare. Mr. P è da qui da 5 anni ed era ormai sulla trentina. Però me lo posso anche aspettare. Dall'altra parte abbiamo, insomma, uno che avrà sui 40 anni. Insomma, neanche Vesa si poteva comportare così, nonostante alla fine Vesa sembri un sicario, ma non lo è. Non è mai stato un sicario alla fine, Tanto Vesa qua oggi non può fare brutta figura contro gli uomini che l'hanno messo capo, Big Butta. Mr. P qui lo va a prendere, niente a fare, Vesa qui proibisce alcun tipo di manovra. E Mr. P qui va subito a chiedere il cambio a Nicholson, che tenta di sfruttare anche la sua maggiore altezza forse. Ma niente a fare, Vesa ha una potenza sovrumana. Mamma mia, lo butta giù con una forza incredibile. Ma qua interviene Mr. P. Allora, back chop all'americana, i due. D'altronde sono due statunitensi contro un tedesco. Ma anche Vesa riesce a colpire forte. Oh, braccio teso. Che botta, ragazzi. Attenzione, ancora Vesa. Tentativo di Nicholson, invece lo solleva addirittura. Vai qua, va dalle corde. Vediamo se è una buona idea. Dropkick. Ma Vesa niente a fare. La vede molto bene. E allora qui flashback da parte di Nicholson, molto bravo, tentativo immediato di schienamento, appena uno, soltanto uno. Ragazzi, pensate un po', Vesa è una potenza davvero. Poi una comitata, ancora Vesa l'assalto, jawbreaker. Manovre anche semplici, insomma rapide quelle di Vesa. Attenzione qui, sfrutta le corde, e ancora i due, non ci posso credere. Una ginocchiata, ancora l'americana. Cioè, i due sanno giocare soltanto così, dai. Elbow drop poi. Allora tag di nuovo a Mr. P, ma manovra in coppia fino adesso nessuna. Forse ho parlato, sì, ci sarà probabilmente adesso la manovra in coppia tra i due. Attenzione, oh mio Dio, spiega cross line addirittura. Incredibile. Uno, due, soltanto due, ma soltanto per modo di dire, perché veramente Vesa adesso è messo molto male. Ancora Big Butta, parato ancora Nicholson, no, face buster. Ancora il tentativo di Pitbull, uno, appena uno, mamma mia. Attenzione, braccio destro, niente da fare qui. Sarà molto bravo Vesa, che ora va a segno lui in questa elbow drop. Vesa, attenzione, braccio teso, ci prova ancora Nicholson prima di andare male. Oh, Vesa però, attenzione, Vesa c'è, Nicholson invece no, ma vuoto completamente. Clamoroso errore di Nicholson qua, e qui Vesa gli può far molto del male. Attenzione ragazzi, attenzione, lo va a girare. Oh, niente da fare con lo sliver suplex, niente da fare. C'è Nicholson che va anche lui a vuoto. Attenzione, braccio teso, è il momento di Mr. P. Attenzione, Vesa però qui la lontana. Oh, e c'è German Suplex. Mr. P qui può anche esultare. Se la prende Gomer, attenzione, braccio teso. La lontana, attenzione, e ancora German Suplex. Mr. P che poi esce dal ring. Va quasi esultare all'esterno. Quasi a deriderlo. Poi lo butta giù. Attenzione, Vesa qui deve tornare nel ring velocemente. Attenzione, attenzione qui! Se lo carica! E c'è Powerbomb, sì! Da nulla! Incredibile che potenza, Mr. P! Uno, due, no! Vesa c'è ancora, Vesa c'è ancora! Attenzione! Niente a fare, bravissimo Mr. P, bravissimo!